E direi che alle 20:35, come più o meno solitamente noi facciamo, iniziamo questa riunione, questo incontro di marzo. Dobbiamo fare un attimo un saluto, un paio di saluti istituzionali. Quindi passo la parola al presidente uscente Filippo Borin della FIP Treviso. Prego. Buonasera a tutti, buonasera a Coach Menetti. Vi ringrazio per l'invito, a cui ho aderito con piacere, anche perché non volevo mancare di avere l'opportunità di salutarvi nuovamente tutti. Io, come sapete, vado a assumere incarichi a livello regionale, però insomma, so di lasciare il comitato in buonissime mani, visto che con Fabio Condebella abbiamo condiviso un bel quadriennio, quindi formulo a lui e a tutti voi i migliori auguri per il proseguo, soprattutto della vostra carriera e attività nella federazione. Ma ci vedremo sicuramente nei campi in qualche palestra. Buona Grazie. serata a tutti quanti. Grazie mille Filippo, grazie per questi anni. E quindi passo la parola al nuovo presidente che sta prendendo il timone, Fabio Coldebella. Prego. Grazie Matteo, chiaramente va un ringraziamento veramente di cuore a Filippo Borin che in questi anni ha condotto il comitato provinciale e un in bocca al lupo per la sua nuova avventura al comitato regionale. Vedo moltissimi giovani, mi pare che ci sono circa 85 collegati in tutto e questa è una bella cosa. Questa è la quarta riunione che il CIA fa. Qui con il CIA provinciale, quindi questo significa che stiamo lavorando bene. E sicuramente, e ho visto anche che nella scorsa primavera avevate fatto veramente molte, molte riunioni anche con Chiari, con altri arbitri, eccetera. Quindi avete lavorato veramente molto bene. Questa sera c'è Massimiliano Max Menetti, che conosco personalmente. E da una persona veramente squisita e un gran signore. E sono sicuro che vi farà passare quanto 4-5 ore in compagnia. E ricordo, dopo chiudo, che domenica ci sarà una partita importante dove Treviso Basket affronterà la Fortitudo Bologna e verrà trasmessa su Rai Sport, quindi in chiaro. Magari sarebbe l'occasione per vederla, perché tutti quanti magari ci colleghiamo in televisione, la vediamo e così vediamo anche gli arbitri come si comportano e come fischiano. Quindi Max, in bocca al lupo per domenica. Grazie e buon proseguimento. Grazie mille Fabio, grazie mille Presidente. Possiamo continuare e iniziare. E passo la parola al coach della Treviso Basket, Massimiliano Max Menetti. Prego. Buonasera a tutti, saluto naturalmente Fabio, ho visto con piacere anche Marcello e saluto soprattutto tutti quanti voi. Ecco, sono arrivato super di corsa, ma è una cosa che la proposta di Alberto, insomma, mi piace molto, nel senso che anche, diciamo così, entrare dentro un po' così dei colloqui, no? Parlando, ecco, non tanto di affrontare degli argomenti o entrare su delle cose particolari. Ecco, in pratica lui mi ha un po' detto di raccontare quella che è un po' la mia storia, cioè entrare un po' dentro quello che è stato un po' quello che è stato il mio percorso. Se in più può essere a tutti i livelli anche un po' di ispirazione, vedo tantissimi, per fortuna, arbitri giovani, che possa essere anche un po' di ispirazione a tutti quanti, perché comunque io sono partito dalle giovanili di Reggio Emilia facendo il mini basket. E a distanza di anni poi sono riuscito a essere il capoallenatore proprio della stessa squadra, tra l'altro la squadra anche della mia città, quindi è stata una cosa molto bella. Non vi nascondo che, tra l'altro, una cosa che non ho mai detto, però pensando al fatto che è la prima volta che facevo un incontro di questo tipo con gli arbitri, nel momento in cui io a 15-16 anni avevo già cominciato a fare il mini basket, il responsabile del settore giovanile dell'allora Reggio Emilia, che fu il compianto Doriano Chierici, che era anche un po' un visionario, era uno di quei dirigenti
diciamo così, di vecchio stile, ecco, rispetto all'educazione, rispetto alla creazione di un settore giovanile. Lui, mi ricordo che ci fu un periodo che spinse molto, quindi diceva: ma secondo me tu saresti adatto a fare l'arbitro. Io naturalmente, per fortuna, non l'ho ascoltato, devo dire la verità, non per fortuna, perché la vostra passione è qualcosa di ineguagliabile. Però ci fu anche questo passaggio. Poi dopo, naturalmente, invece, feci tutta la trafila, iniziai proprio dal mini basket, un po' iniziata un po' la mia storia, che è tutta legata alla mia città, da dove vengo. Io sono nato a Palmanova, per, diciamo così, per parentele friulane, la parte di mia mamma, però insomma, come sentite, insomma, l'accento di friulano c'è poco. Tra l'altro la famiglia di mia mamma è di Portoguaro, quindi assolutamente veneta, seppur so benissimo in provincia di Venezia, che è tutt'altra cosa, ecco, quindi l'ho imparato in questi 3 anni qua, che le due province sono ben diverse. Di cosa dire della mia storia? È una storia molto semplice, direi, perché, come vi dicevo, è partita da una passione per la pallacanestro, una famiglia non di cestisti, cioè qui mio papà era molto nel mondo dell'equitazione, è tuttora, perché era un giudice, anche un allevatore di cavalli di salto ostacoli. Mia mamma non ha mai fatto sport, mio padre, come altro sport che fece, era il calcio, e io mi sono appassionato negli anni delle cantine riunite, che magari alcuni di voi non racconteranno, ma fu l'alba della pallacanestro a Reggio Emilia. Marcello sicuramente si ricorderà, insomma, quella cantina riunita di Dado Lombardi, che negli anni 80 fece impazzire completamente una città. Io avevo 8 anni ai tempi, mi appassionai, come fanno tutti, guardando le partite, semplicemente guardando le partite. Da lì, siccome io da piccolo ero alto, iniziai invece a giocare a mini basket con risultati molto scarsi, ma ci tenevo molto, ero un ragazzo che a cui piaceva lo sport e mi piaceva anche sacrificarsi. Dopo, fino a 16 anni, le giovanili della pallacanestro reggiana. Già lì, a 13 anni, a 14, cominciavo ad avere l'idea di che mi sarebbe piaciuto fare l'allenatore, diciamo così. Poi dopo un brutto infortunio al ginocchio, il talento molto scarso, e lì l'idea di, se volevo rimanere in un certo livello, di provare a fare l'allenatore. Quindi lì ho avuto una grande fortuna, e penso che è quello che auguro a tutti, no? Di avere un grande maestro, un grande referente che ti accompagni soprattutto nei primi passi, anche ti dia anche qualche calcio nel sedere. Io a quei tempi ebbi Giordano Consolini, che immagino voi conoscete tutti, che fu veramente molto duro. Io ero un selvaggio, avevo 17 anni, quindi potete immaginare. E poi dopo, molto precocemente, a 24 anni, è iniziata quasi la mia carriera da professionista, perché a 24 anni feci già il primo anno da vice allenatore ancora di Dado Lombardi, che tornò a Reggio Emilia. Tra l'altro, il primo anno, un po' per la cronaca, invece per chi è un po' qualche annetto in più, proprio in quel 97-98 ci incontrammo con Treviso in una semifinale, anzi in un quarto di finale di playoff, e buttammo fuori la Treviso di Obradovic con pochi giocatori e un giovanissimo Basile. E dopo un altro passaggio molto importante, anche questo. È una cosa che, quando parlo della mia carriera, comunque della mia storia, è una cosa a cui tengo molto, che sono stati 4 anni nel femminile, che mi sono serviti tantissimo, sia per una questione proprio professionale, ma soprattutto anche proprio come una crescita umana. Allenare le donne per me è stata veramente un momento dove mi sono dovuto migliorare tantissimo, soprattutto per quanto riguarda proprio l'aspetto mentale e l'aspetto delle gestioni. E poi soprattutto, come quando si fa la gavetta e si parte dal basso, tanti momenti dove ci si deve anche arrangiare, perché naturalmente il basket femminile, insomma, è un basket in A2, era un basket, diciamo così, non dico amatoriale, perché c'era una buona professionalità ai tempi, però insomma abbiamo dovuto avere la possibilità di arrangiarsi tanto, insomma, quindi anche lì una piccola gavetta. Poi vice allenatore, una prima esperienza, e anche questo spero che vi possa servire. Nel 2006, da vice allenatore, venne esonerato Renato Pasquale, una prima esperienza da capo allenatore che andò male, perché retrocedemmo. E questo, credo che anche le delusioni fanno parte del percorso di tutti. I momenti in cui purtroppo le cose non vanno come devono andare, soprattutto quando si è giovani, è un momento importante. Lì un po' non ho mollato, in più ho avuto una fortuna tanta di avere una società come Reggio Emilia che comunque ha voluto continuare a puntare su di me. Infatti dopo quell'anno mi fece comunque altri 3 anni di contratto da vice allenatore,
E poi dopo una storia incredibile che io racconto sempre con piacere, perché dopo ci sono anche dei momenti dove bisogna avere anche la capacità di cogliere l'attimo, no? E immagino che anche voi nella vostra carriera ci sono anche momenti dove in determinati momenti bisogna saper performare in una certa maniera, ma soprattutto così, cogliere la grande occasione in un'annata terrificante dove Reggio Emilia stava addirittura retrocedendo in Serie B, dove io ero partito da vice allenatore. Succede che in pratica, dopo cambio di 3 allenatori e un disastro di squadra, a 4 giornate dalla fine, per un problema grave di salute di Fabrizio Frates, mi ritrovo la squadra praticamente sull'oro della retrocessione in Serie B. Insomma, di 4 partite ne vincemmo 3, ci salvammo. Frates poi andò a fare il vice allenatore da Milano e da lì nacque quello che poi un po' è l'epopea reggiana di Reggio Emilia, perché l'anno dopo, partendo da un gruppo che era quello che ci aveva salvato, e anche lì un'altra cosa di fidarsi nei momenti di difficoltà delle persone che un po' ti hanno dato della fiducia, ripartimmo, vincemmo la 2, poi dopo una grande cavalcata in A1 fino a quello che immagino che è anche un po' l'attualità, le finali Scudetto, la Supercoppa, l'Euro Challenge e tutto il resto. Quindi diciamo così, questa è un po' quella che è stata la mia storia. Faccio un mestiere difficile, spero di poter parlare di questo con voi, è un mestiere che ormai è diventato per il 60% di gestione delle risorse umane, per il resto c'è l'aspetto tecnico. Risorse umane riguarda anche poi tutto, la squadra, il club, la stampa, il rapporto con gli arbitri, naturalmente anche questo è molto importante, e per il resto dopo c'è invece tutto quello che è l'aspetto tecnico, quindi soprattutto poi in questi momenti di grandi difficoltà e di pandemia, insomma, è diventato difficile. Quindi questo, diciamo così, è un po' a larghe, insomma, quella che è stata un po' la mia storia. Poi c'è l'attualità, Treviso Basket, un anno difficile a Reggio Emilia, anche lì, però finito con una semifinale di Eurocup stupenda, è stato anche il mio ultimo anno, nel senso che ci siamo accorti insieme anche con la società che era arrivato il momento di separarci. E da quello, diciamo anche casualmente, perché io probabilmente con dei tempi diversi sarei finito in un'altra società, c'è stata questa così grande opportunità di cominciare anche dalla 2, e anche questo è un altro passaggio che ogni tanto bisogna fare 2 passi indietro, prendo una bella rincorsa per fare un passo, un salto ancora più grande di quello prima, quindi ricominciare dalla 2 per provare a fare un po' un grande percorso come quello di Reggio. Ecco, città, io sono qui con la mia famiglia, una bimba di 7 anni, un cane di 2 mesi e una moglie che giocava a pallavolo, e sto benissimo a Treviso, diciamo così. Quindi questa è un po' la mia attualità e la mia storia. Non so, io adesso mi piaceva un po' interagire con voi, ecco, rispetto a tanti temi. Allora, intanto grazie mille di questo excursus, coach. Spero di avervi annoiato. No, beh, ci mancherebbe. Io passo la parola al nostro istruttore Gianmaria Bortolotto, che ha raggruppato con i nostri giovani colleghi un po' di domande per te. Grande, bellissimo. Bene. Le aveva solo lui le domande? Gianmaria, bene. No, Gianmaria è andato. Fortunatamente il nostro responsabile dei microfoni, che è Niccolò Zentirini, factotum, qui può intervenire anche lui, se ritrova Gianmaria, o se no interviene lui, Max, con l'elenco e le domande. Bene, buonasera a tutti. Buonasera Coach Menetti. Ciao, buonasera. Allora, ecco le nostre domande. Un attimo che apriamo l'elenco. Eccoci qua. Allora, una prima domanda ce la fa un ragazzo di Castelfranco, che è Piero Loss. Quindi Piero, se hai la puoi fare la domanda, accendi pure il microfono. Buonasera, sono Ciao, Piero. Piero. E volevo chiederle che tipo di rapporto ha con gli arbitri e se questo rapporto cambia in base alla categoria in cui è. Guarda, io, allora, se lo chiedi nelle riunioni degli allenatori, ve lo dico per esperienza, vi diranno tutti che hanno un ottimo rapporto con gli arbitri, che è una balla clamorosa solitamente, nel senso che è difficile che sia veramente così. Io però, credo che insomma ne potrete avere riscontro,
io credo di avere negli anni instaurato veramente un rapporto ottimo di grande rispetto e di grande correttezza con gli arbitri. Questo è vero che ci dovrebbe essere sempre, ma ho sempre cercato di slegarmi rispetto al rapporto che ho con gli arbitri da quella che è l'emotività di quello che succede in campo, perché è evidente che è molto difficile, no? È difficile il mestiere degli arbitri ed è molto difficile il nostro, ma soprattutto è molto difficile per noi allenatori domare l'emotività di quello che succede in campo. Però guarda, io ho sempre innanzitutto pensato che non serviva niente. Io durante la partita, quando comincio a parlare con gli arbitri, solitamente perdo il filo della concentrazione e lo so. Quindi quando mi metto a discutere o a parlare o a protestare con un arbitro, so benissimo che mi stanno scappando delle cose. Guarda, non l'ultima a Cantù, per dirti, su una situazione abbastanza chiara, però su cui io pensavo che dovessi parlarne con l'arbitro, mi è scappato, Mekulu fa il terzo fallo, il vice allenatore non ha fatto tempo a chiamare il cambio lui, io ho tenuto in campo Mekulu con 3 falli e se mi facevo il quarto mi tiravo una zappata sui piedi clamorosa. Siccome io lo so che quando poi mi perdo anche nelle proteste che ogni tanto ci sono, no? Il fatto del confronto anche forte, so benissimo che perdo completamente il filo logico con la partita, è una cosa che cerco di non fare. Invece per quanto riguarda il rapporto con gli arbitri, io dico con veramente grandissima parte di tutti, perché dopo ci sono anche gli aspetti caratteriali, no? Non è che si può andare d'accordo con tutti o che ci si trova con tutti. Però veramente io credo di potermi fregiare di questa cosa, ho veramente un ottimo rapporto con gli arbitri, più che di rispetto, non trovo niente di vantaggioso pensare che ci sia qualcuno che in qualche modo ti voglia danneggiare in campo. Ecco, la cosa che adoro, che voglio, che così parlando di arbitraggio, che poi tra l'altro mi ferma subito, e quando trovo rispetto a queste cose, quando io ho anche la capacità di dire ho sbagliato, cioè tipo protesto da dietro e mi dico guarda Max che non è così, bisogna avere la capacità di dire mi sono sbagliato, come adoro ogni tanto l'arbitro che dopo quando scappa il fischio, quando sento un arbitro che mi dice guarda Max è scappato, ho sbagliato, io solitamente mi fermo, nel senso che credo che sia una delle cose più belle e più sincere che si possa sentire, perché purtroppo la pallacanestro è uno sport di errori, quando lo dico ai miei giocatori è incredibile, ma la realtà è che noi facciamo un sacco di cose per far sbagliare i nostri avversari, quindi per me è un rapporto ottimo. Ecco, sereno soprattutto. Bene, grazie coach Menetti per la risposta. Abbiamo un'altra domanda della zona, possiamo dire sud, quindi zona di Treviso, da parte di Marta De Zanchi. Marta, anche tu come Piero, se vuoi smutarti e fare direttamente la domanda, ti ascoltiamo. Buonasera, volevo chiedere com'è il rapporto in generale con i giocatori, se preferisce tenere un certo distacco, se ha un diverso modo di allenare. Ciao Marta, guarda, nel rapporto dei giocatori, come ti dicevo prima, mi ha insegnato molto il mondo della femminile, perché ho dovuto sviluppare una sensibilità altissima rispetto proprio a quello che il cercare di capire il loro stato d'animo, e questo con le ragazze è la cosa più importante di tutte, perché, e lo dico a caso perché mi hai fatto la domanda tu, con le ragazze se tu riesci a trovare la connessione con loro, dopo ti danno veramente grandissime soddisfazioni, perché riescono a fare tutto quello che gli chiedi senza chiedere niente in cambio, o non ti chiedono il perché lo stanno facendo, perché glielo stai chiedendo. Invece i maschi tutte le volte devono avere o qualcosa in cambio o ti chiedono il perché lo stanno facendo. Invece con le ragazze, dal momento che tu si instaura un ottimo rapporto di fiducia, invece questa cosa qui se ne fregano, cioè tu gli chiedi una cosa, sei il loro allenatore, e in questo voi donne siete molto più brave dei maschi. In generale io ho sempre un ottimo rapporto, cerco di tenere innanzitutto un rapporto di rispetto reciproco. Vi faccio l'esempio, perché tu direte vabbè, il reciproco, il rispetto c'è dappertutto. Sapete che l'avete visto, insomma, vedrete anche i grandi allenatori che durante gli time out, tutte queste cose qui, tra le parolacce, le sbroccate, capite bene che ogni tanto il nostro ruolo porta veramente a andare sempre oltre a questi momenti. Siccome io penso che se tu mandi a quel paese un giocatore, poi dopo non puoi pretendere che lui non lo faccia, perché diciamo così che noi, è vero che nella catena piramidale io sono responsabile, ma siamo dipendenti di squadre professionistiche nella stessa maniera. Se tu dopo, tra virgolette, manchi di rispetto a un giocatore, non puoi pretendere che il giocatore abbia lo stesso rispetto nei tuoi confronti.
al di là dei ruoli, al di là dei momenti di tensione e tutto il resto. E in più cerco sempre di avere, di cercare di coinvolgerli, soprattutto loro, cioè invece di cercare di farli ingoiare le cose, cercarli di rendere partecipe di quello che succede, non dare mai per scontato che loro possono capire perché stanno facendo delle cose, ma soprattutto non dare per scontato che quello che gli chiedi loro lo capiscano, ecco. Quindi diciamo così che con loro cerco sempre di avere questo approccio. In più a me piace lavorare con serenità, al di là di quello che vedete, che magari in panchina mi vedete abbastanza agitato, sono una persona molto tranquilla, non mi piace litigare con nessuno, anzi odio litigare con le persone, e spesso anche quella questa parte del mio mestiere, che mi tocca invece essere particolarmente duro, non è una parte che mi piace. Ecco, quindi con i giocatori io credo di aver sempre avuto buoni risultati grazie a loro, ma soprattutto al tipo di rapporto che ho instaurato con loro. Ovviamente cerco sempre dei giocatori che siano capaci di avere dei rapporti di un certo tipo col proprio allenatore, perché ci sono anche giocatori che non ne sono capaci, ecco. Quindi credo molto nel creare dei gruppi sani, con delle regole precise, ma allo stesso tempo anche dove ci si possa un attimo all'interno di una professione che è pur bella ma anche a volte pesante, anche essere, non dico divertente, ma piacevole, ecco. Andiamo avanti magari con qualcuno sempre del settore giovanile, sempre della zona di Treviso, e prendiamo Alessandro Malagò. Buonasera. Ciao Alessandro. Allora, io volevo chiederle se ci fossero delle differenze nell'allenare un gruppo di ragazzi giovani in crescita in confronto ad allenare un gruppo in cui sono presenti già degli elementi molto esperti. Sì, è molto diverso. Le cose principali sono due. Allora, un gruppo giovane è naturalmente un gruppo che puoi forgiare, è un gruppo che naturalmente non ha esperienza, ma tra virgolette è un gruppo a cui puoi dare un imprinting molto più importante, no? Cioè, quindi sono più neutrali e vengono da, anche avendo avuto meno esperienze, sono anche un po' più, come dire, gli puoi dare un'identità più forte iniziale, diciamo così, no? Soprattutto naturalmente dal momento in cui riesci a trovare giovani, perché i giovani, anche questo, ci sono bisogno di giovani disponibili che si sentono giovani davvero, non giovani tra virgolette arrivati. Naturalmente invece un gruppo di veterani è tutta una questione molto diversa. C'è un aspetto molto tecnico, diciamo così, che rispetto alle di giovani naturalmente, dove si lavora molto più sui fondamentali e sul fatto che conoscono e abbiano strumenti per giocare. E invece naturalmente un gruppo di veterani è molto difficile, cioè molto diverso e difficile per quanto riguarda invece la gestione, naturalmente, perché il gruppo di veterani magari è un po' più difficile da mettere insieme. Solitamente i veterani, più si va avanti, soprattutto i giocatori italiani, hanno un po' più di difetti, diciamo così, e naturalmente sono un po' più, diciamo così, legati ad abitudini. Quando poi metti insieme gli stranieri, questo diventa ancora più difficile, nel senso che poi dopo addirittura trovi anche culture diverse, perché allenare Caucanas e allenare della Valle non è la stessa cosa, trovi anche culture cestistiche diverse, la cultura americana è diversa da quella lituana, naturalmente. E dopo la cosa più difficile naturalmente è trovare il mix, quando trovi giocatori giovani e magari italiani e giocatori stranieri veterani, che è stata un po' quella che è stata la mia esperienza di Reggio Emilia, che è stata un'esperienza bella, gratificante, ma veramente molto difficile, perché faccio sempre l'esempio, mettere insieme Caucanas e Della Valle non è proprio semplice, sia a livello tecnico che anche a livello proprio di emotività, no? Cioè il molo modo di essere, se pensate Della Valle, soprattutto il mio Della Valle, no? Se ricordate la faccia cattiva, il capello gonfio, i tiri da tre punti in transizione, l'estemporaneità, e dopo vedevate Caucanas che solo da come era pettinato capivate tutto, nel senso che era giocatore solido, duro, inquadrato, di esperienza, ma soprattutto anche di un vissuto vincente. Ecco, quindi sì, sono due cose molto diverse. Credo che però, guarda, in tutte le due cose, per trovare una cosa molto interessante, che credo che riguarda anche voi, perché credo che al di là delle capacità tecniche di voi arbitri, dietro al fischietto ci siano sempre le persone.
Quindi al di là del giovane o del vecchio, al di là del talento nel talento, io ho trovato di aver sempre avuto grandi successi quando dietro al giocatore, al professionista, c'erano dei ragazzi di alto livello. Ecco, io credo che possa essere così a tutti i livelli, in tutte le professioni, in tutto quello che si fa. Io quest'anno ho un gruppo che sotto l'aspetto, sia sotto l'aspetto di quello che è stato proprio la spesa per prenderli, ma anche per quanto riguarda il loro pedigree o anche semplicemente il loro talento individuale, è un gruppo sicuramente non di alto livello. Per quanto riguarda invece il livello delle persone, invece è un gruppo di altissimo livello, è un po' per quello che esprimiamo in campo si vede. Quindi insomma, al di là dei giovani e dei vecchi, tornando alla tua domanda Alessandro, sono due cose molto diverse, ma alla fine contano le persone, ecco, e questo, le persone poi mi hanno sempre portato a vincere più che i giocatori. Bene, grazie per questa risposta. E siccome non siamo riusciti ancora a connetterci con il collega, magari chiediamo di fare una domanda a un altro che ha vissuto la Serie A e di sicuramente una persona del GAP di Belluno potrà aiutarci, il signor Marcello Reatto. Eccomi. Ciao Marcello. A parte che vorrei far vedere una cosa, Max. Questa è una bottiglia del vino Cantine Riunite. Grande. È un cimelio che io tengo nella mia bacchetta. Grandissimo. Grandissimo. Era bianco e è diventato marrone. Per forza. Quei tempi... più di 30 anni che è qui. Sai che c'era la storia dell'etanolo, ti ricordi ai tempi, no? Che chiusero tutto anche. Vabbè. Allora, intanto volevo ringraziare Max perché ha detto delle cose molto importanti, soprattutto per i ragazzi giovani, e ha dimostrato la sua disponibilità verso questo gruppo arbitrale. Lui, secondo me, ha lavorato in una società Reggio Emilia che, secondo me, è stata veramente una società abbastanza speciale e diversa nel panorama italiano. Dovete sapere, ragazzi, che il Palasport di Reggio Emilia forse è l'unico in centro città e trovare un parcheggio è un disastro, ma veramente... attaccata al centro città. E devo dire una cosa, ci sono sempre stati grandi allenatori e dei grandi dirigenti, grandi addetti arbitri. Io uno lo ricordo con grande amore e grande considerazione nel mio cuore. Non si fanno nomi, ma tu sai... No, me lo possiamo dire. Leo Casoli, no? Dici Marcello, immagino, giusto? No, un signore con i capelli bianchi. Ah, Pastarini, Gianni Pastarini. Grande, sei Gianni ancora in grandissima forma, Marcello. Lo so, l'ho sentito poco tempo fa. Ah, bene, bene. Io ho piacere di sentire. Però per quello che dicevi, scusa se ti interrompo, di grandi dirigenti, e credo che quello che la mia esperienza, il primo, quello di cui ho parlato, Doriano Chierici, che purtroppo non c'è più, era responsabile storico giovanile. Poi Gianni Pastarini era il direttore sportivo, come erano una volta, che facevano anche il giovanile. Certo. Ma chi mi ha inculcato educazione, rispetto e un certo modo di essere allenatore, il primo è assolutamente stato Gianni Pastarini, che con la sua educazione e correttezza, assolutamente, e in questo ti do ragione, ci sono sempre stati grandi dirigenti a Reggio Emilia. È un po' quello che manca al giorno d'oggi, secondo me, nella pallacanestro italiana. A parte questo, mi fa piacere rivedere Max perché io lo sto seguendo, ma sono parecchi anni che non lo vedo. Io non seguo più il basket professionistico perché la mia età mi ha portato a arbitrare altre cose, ma non c'è nessun problema. Una cosa molto bella, mi è piaciuta molto la sua disponibilità nei confronti dei ragazzi giovani, si sta ponendo al loro livello e li sta facendo sentire tutti partecipi di questo mondo. Allora gli chiedo, dai per cortesia tre caratteristiche che un giovane arbitro deve mettere dentro di sé e quindi nel campo per poter avere soddisfazioni personali e per andare avanti. Un'altra cosa volevo dirgli. Sì. Mi fa molto piacere quello che hai detto a livello di rapporti con gli arbitri, perché purtroppo io sto notando nelle poche partite che vedo in televisione che i rapporti sono sempre meno. Una volta avevamo più rapporti personali e forse c'era più rispetto a livello personale che a livello proprio di caratteristiche tecniche di quello che noi andiamo a rappresentare.
Secondo me dobbiamo tornare ad avere un rapporto migliore, perché tutti e due, insieme ai giocatori, che sono le cose più importanti della pallacanestro, quindi il gioco, facciamo parte di questo gioco, di questo spettacolo. Se riusciamo a migliorare il nostro atteggiamento e il nostro rapporto, migliora anche il gioco. Mi è piaciuto molto quando hai detto: quando io vado a protestare con un arbitro, perdo un attimo la concentrazione sul mio lavoro, che è quello di far sviluppare il gioco, far lavorare i giocatori. E forse è quello che si è perso negli anni. Sicuramente tu sei una persona anche a livello culturale, di livello superiore rispetto a tanti altri, però sei una persona che giustamente ha fatto la sua gavetta e è diventato allenatore facendo la giusta gavetta. Io spero che se riesci a dare tre caratteristiche fondamentali, anche questi ragazzi giovani possono fissarsi quelli che sono gli obiettivi che possono andare a ricercare. Perché io, arbitrando questi ragazzi giovani, trovo ancora tanta passione in loro, tanta voglia, ma forse gli manca quel quid in più per riuscire a fare un attimino il salto di qualità. Grazie. Guarda, un abbraccio. No, grazie a te, Marcello, un abbraccio. No, guarda, parto dal fondo e dico che effettivamente i rapporti sono, hai ragione, c'era un rapporto, credo, anche ai tempi proprio di tutta la tua generazione, che è stata una generazione incredibile, perché è bello ricordarlo, forse i più giovani non lo sanno, ma è stata veramente... Quante eravate internazionali? Scusa Marcello, eravate 18, possibile che... Sì, eravamo tanti. Tanto per farvi capire, cioè, è stata veramente una generazione incredibile, e sembra incredibile che come erano... io li ho visti perché nel 97 ero vice allenatore, poi insomma la prima esperienza l'ho vista nel 2006, quindi questa generazione che stava andando verso la chiusura l'ho avuta tutta, ed era incredibile come ci fossero rapporti molto migliori, con personalità molto più spiccate, cioè anche gli allenatori con cui ho avuto a che fare, Marcello, lasciando perdere la parte della preparazione, erano allenatori con una personalità molto più forte, molto più accentuata, anche molto più... probabilmente le discussioni che si facevano allora erano veramente... io vedevo Dado Lombardi, voi non sapete neanche chi è, che purtroppo è venuto a mancare anni fa, ma era una bestia incredibile, era pirotecnico, era... però lui alla fine era uno che, con tutto il suo modo, aveva comunque la capacità di farsi anche amare dagli arbitri, cioè uno che amavi o odiavi. Quindi la cosa incredibile è che c'erano un miglior rapporto con delle personalità molto più spiccate, sia degli arbitri che degli allenatori. Il fatto che noi allenatori, la nostra generazione, sia sicuramente con una personalità diversa, e il fatto che probabilmente anche le nuove generazioni siano figlie di quella che è l'attualità, ha portato il fatto che, con un po' meno personalità e forse anche un po' meno di sicurezza, I momenti di tensione siano ancora meno gestibili, probabilmente, in questa cosa, in questo momento. Per quanto riguarda i giovani, allora, io naturalmente di dire agli arbitri tre caratteristiche, facciamo così, che provo a sforzare di dire quello che direi a un giovane giocatore, che credo che quando inizia un giovane giocatore sia come un giovane arbitro, tutto sommato, inizia la sua propria carriera all'interno di un gruppo, all'interno di un gruppo dove ci sono, dove c'è un istruttore, l'allenatore, dove ci sono degli altri arbitri. Allora, innanzitutto io consiglierei a un giovane arbitro di credere molto nel gruppo, e cioè di non pensare di essere un arbitro, ma credere nel proprio gruppo. Questo è un gruppo, i propri colleghi, è un gruppo fatto di tante persone, al di là del gruppo delle tre persone o delle due persone quando arbitrate, ma il gruppo arbitrale, dove ci sono veramente tantissime persone a cui ci si può appoggiare, dal veterano, dal grande veterano, da quello che ha fatto la Serie A, da quello che invece è il veterano che magari ha fatto delle serie magari non di alto livello, il giovane come te, e il giovane che magari è un po' più ambizioso, che ha un carattere diverso. Quindi la prima cosa che mi direi è di appoggiarsi molto in un gruppo, e cioè il fatto di partecipare anche a quella che, al di là della vita dell'arbitro, che sono i corsi, le riunioni, eccetera. Cioè questo mi farebbe dire che quello che dico ai miei giovani, di prendere degli esempi, di stare all'interno di un gruppo e di viverlo
al 100%, al di là che magari loro al mattino vanno a scuola, per esempio. Io in questo gli ho detto, io al di là che a Reggio era facile, adesso i miei giovani sono molto giovani e probabilmente potrebbero giocare anche qualche minuto di più, però per esempio mi preoccupo molto di coinvolgerli e di dargli tante attenzioni, che non sono le attenzioni di quando li rimbrotto e basta o di quando li urlo dietro, perché naturalmente non sono pronti come sono gli altri, però parlo proprio di attenzioni. Quindi il primo consiglio che vi darei è credete molto nel gruppo. Scusate che mi è partita la partita della Fortitudo. Ecco, arrivo, bisogna giustamente... eccomi qua, la partita della Fortitudo, non so perché sentivo l'audio. Un altro consiglio, non aver fretta, non voler bruciare le tappe, non pensare che nel momento in cui si comincia ad avere qualche capacità, qualche soddisfazione, qualche complimento, di voler a tutti i costi andare a arbitrare di più, di fare di più, di andare nella serie maggiore. Affidarsi alle persone più esperte, anche quando determinate cose o determinate decisioni di chi, tra virgolette, ti gestisce possono essere non capite, ma io direi sempre di non avere fretta, che c'è tempo. Adesso immagino, ho visto tante facce veramente giovani, ad arrivare ai fatidici 50 anni, ragazzi, la strada è veramente tanto lunga, quindi direi sempre di non aver fretta, di fare le cose con calma, perché a volte il fatto di sentirsi preparati e un po' l'ambizione dopo ti fa fare dei passi che non sono i passi che devi fare. In più, questa, avere la capacità di avere la partecipazione di un gruppo, di avere fiducia delle persone che sono i tuoi istruttori o magari i tuoi responsabili. La terza, io dico che senza passione, se non è una passione che si sente dal cuore, questo è uno sport che è difficile da giocare, soprattutto se si fanno tanti sacrifici. I miei giovani, per farvi capire, con cui io mi arrabbio sempre, vanno a scuola dalle 7 all'1, arrivano a casa alle 2:30, spesso alcuni non vengono neanche proprio da Treviso, poi vengono catapultati alle 4 del pomeriggio dopo che hanno fatto 6 ore di scuola in un allenamento di una squadra di Serie A di alto livello, con tutte le tensioni che poi che ci sono, perché magari io ho perso con Pinco Palla, sono arrabbiato, i giocatori non vanno d'accordo tra di loro e loro si trovano dentro a delle situazioni di questo tipo qua. In più vogliamo che siano svegli, che capiscono, che facciano 5.000 cose. Io ogni tanto me lo ricordo, perché anch'io ogni tanto sbrocco con loro, ma poi dopo alla fine ho abbastanza l'ordine di grandezza invece di quello che danno. Quindi ci vuole passione, e questa è la grande, ogni tanto il punto di domanda che vi fate, soprattutto nel momento in cui bisogna fare dei sacrifici, perché bisogna farli tutti per poter portare avanti le proprie passioni, chiedetevelo, perché se alla fine lo state facendo o per abitudine o per qualche altro motivo, ragazzi, è dura fare qualcosa di alto livello, quantomeno con un po' di ambizione, immagino. Poi dopo, se uno lo fa per la passione, perché gli piace, perfetto, è la cosa più bella del mondo. Se invece intraprendete una carriera, o comunque la volontà di intraprendere una carriera per cercare di fare il meglio possibile, se non c'è la passione, in questo mestiere qua si è sempre scoperti, ragazzi, perché prima o poi vi troverete anche a performare molto peggio rispetto a quando, se non si hanno le motivazioni, è un ambiente molto difficile. Poi soprattutto per voi, che insomma, che è oggettivamente un mestiere o quantomeno una funzione non facile, ecco. Bene, grazie a Marcello, grazie a Coach Menetti. La prossima domanda la lasciamo a Daniel Ciavarro. Buonasera. Ciao Daniel. Io volevo chiederle come si pianifica la partita durante la settimana e quanto tempo in particolare si dedica allo studio delle squadre avversarie. Allora Daniel, ti do due cose, così dopo ti dico anche come preparo la partita con gli arbitri, così dopo anticipo la domanda di qualcuno. Allora, noi lavoriamo da martedì al domenica, lunedì solitamente il giorno di riposo, a meno che come settimane come quella che abbiamo fatto noi, ma io sono un po' strano rispetto alle abitudini. Noi, gli allenatori di pallacanestro, più o meno fanno tutte le stesse cose, di riffo, di raffa, si va molto a mode e fanno molte le stesse cose. Io sono un mi piace diversificare e fare delle cose diverse, però diciamo che così, che si ricomincia il martedì,
Io personalmente al martedì di solito ho un allenamento molto leggero, il 98% dei miei colleghi invece ha un allenamento più pesante della settimana. Dopo uno studio di tanti anni e dopo tanti anni da vice allenatore invece ho scoperto che è impossibile fare allenamento più pesante dopo che hai avuto la cosa più pesante, la partita, perché il massimo sforzo è la partita nella settimana, o dovrebbe essere questo. E noi allenatori di solito dopo un giorno di riposo il martedì i giocatori li ammazzavamo, soprattutto dopo le sconfitte, e questo spesso provoca infortuni, che è la cosa più peggiore, non più peggiore, la cosa peggiore che possiamo avere. Quindi io martedì di solito faccio cose leggere, comunque non iniziamo a preparare la partita sugli avversari, dipende dal tipo di squadra, ci sono squadre che hanno, diciamo così, una velocità di comprensione delle cose e ci vuole poco, dipende dal momento della stagione, perché più vai avanti con la stagione più in teoria determinati meccanismi dovrebbero essere, diciamo così, assimilati. Se poi è una squadra che ha la fortuna di fare le coppe è ancora meglio, perché tutti, ecco, quando sentite, vi do un po' di dritte sugli allenatori, quando sentite gli allenatori che dicono non abbiamo avuto abbastanza tempo per preparare la partita, sono tutte delle balle, fidatevi di me. Per preparare una partita non ci vuole più di una mezz'ora più o meno, soprattutto in un determinato momento della stagione, soprattutto perché le squadre che poi fanno le coppe, immaginate Milano, cioè Milano quanto ci ha messo a preparare la sua vittoria a Kaunas, per esempio, che avrà fatto 40 ore di viaggio. Questo per dire che la preparazione della partita è, perché naturalmente noi avendo tutta la settimana dobbiamo stare molto più sul dettaglio, su queste cose. La verità che in sé, per esempio adesso che abbiamo già giocato 20 partite, più l'amichevole, insomma abbiamo 30 partite di vissuto insieme, la partita la puoi preparare veramente anche in mezz'ora, lo puoi preparare anche quasi con un walkthrough, no? Con una seduta tattica, ecco, perché ormai le regole devono essere assimilate. Però diciamo che così, che mercoledì e giovedì sono gli allenamenti un po' più pesanti, il venerdì si comincia a lavorare un po' più sulla leggerezza e magari sui dettagli, il sabato è la rifinitura, un po' calcistica, a me piace chiamare così, ma però veramente dove c'è un allenamento unico e si va sul dettaglio, e la mattina della partita si fa un po' di tiro e di solito si vedono veramente le ultime due cose. Per farvi capire, fino a 20 anni fa, per esempio, la domenica mattina non lo faceva nessuno, poi dopo è partita questa moda molto americana e adesso lo fanno un po' tutti. Vi dicevo degli arbitri. Allora, naturalmente nel campionato italiano, dove li conosciamo molto, cioè ci conosciamo e ormai li conosciamo più o meno tutti, però io guardo sempre naturalmente la terna, guardo sempre anche un po' le partite, soprattutto la partita che hanno arbitrato una settimana prima, anche per capire da che partita vengono. Parlo di emotività, perché gli arbitri come noi hanno emotività, come gli arbitri, anche Marcello ve lo potrà confermare, naturalmente anche loro vedono cosa è successo nella partita prima, perché è giusto conoscere in che tipo di emotività si va ad arbitrare. Io faccio la stessa cosa, cerco di capire che tipo di partita è stata quella che i tre arbitri hanno arbitrato prima. Quando facevo le coppe, quando non li conoscevo, mi affidavo ad alcuni arbitri internazionali per avere dei feedback, perché naturalmente gli arbitri italiani li conosco, so come sono caratterialmente, perché naturalmente ci sono tante parti personali che, se vuoi essere credibile ed efficace, devi conoscere. Ci sono gli arbitri che sono molto disponibili, ci sono arbitri che in determinati momenti non sono disponibili, ci sono arbitri che sono anche permalosi in determinati momenti, bisogna avere la capacità di saper comunicare nella giusta maniera. Ci sono arbitri con cui bisogna stare molto attenti come si tratta con i colleghi, per esempio, perché ci sono per esempio arbitri veterani che sono molto duri quando un allenatore si approfitta magari di approcciarsi con un allenatore giovane, e questa è un'altra cosa a cui bisogna stare molto attenti. E quindi anch'io un po' faccio il mio scouting anche su quelle che sono le caratteristiche degli arbitri, per capire un certo approccio. Poi naturalmente poi ci sono tutti i vissuti, poi c'è anche l'aspetto personale, ragazzi, che è quello che mi piace rimarcare, che naturalmente ci sono anche delle persone come voi quando andate in coppia, che magari con un collega che sì, alla fine arbitrate, ma però alla fine c'è qualcosa di caratteriale che non vi fa essere efficaci. Anche con gli arbitri succede la stessa cosa, ci sono anche a volte, c'è un modo di essere, un modo di approcciarsi che non è del tutto efficace, però io mi sento di dire che mi cerco sempre di preparare anche su queste cose qui, ma senza perché ci sia una dietrologia, ma perché cerco di sempre di sapere, sotto l'aspetto emotivo, tutto quello che riguarda la partita che andrò a giocare. Bene, grazie. Facciamo fare un'altra domanda a Lorenzo Valla.
Puoi accendere il microfono e fare la domanda, grazie. Sì, io volevo chiedere come sono cambiate le partite da prima del Covid, che era diverso, con i tifosi e tutto. Guarda Lorenzo, un piccolo disastro, ti spiego, facciamoci anche sopra due risate. Allora, innanzitutto, il primo è che gli arbitri sentono tutto quello che diciamo. E questo è un mezzo disastro, ma davvero. Guarda, anche nell'ultima... No, nell'ultima... Sì, guarda, vi racconto questo. Nell'ultima partita fuori casa, io mi lamentavo con... se non sbaglio, con Sardella, sì. Mi lamentavo con Sardella perché c'erano quelli del Cantù che accentuavano sempre i contatti, no? Il classico contatto o... Dopo un po' mi ha detto, Max, guarda che lo facevano anche prima, solo che adesso c'è silenzio e li senti tutti, ma stai tranquillo, cioè anche noi li sentiamo. Quindi questa sull'arbitraggio è la prima cosa. Oppure, non so, il classico, no? Sapete, no? Passi, l'allenatore è un classico, no? Dice passi. Solo che prima lo urlavi, dicevi passi, ma mica lo sentivano gli arbitri in campo. Adesso mi accorgo che rispetto a una richiesta del genere, mi accorgo che io faccio un urlaccio che sento, e c'ho l'arbitro di fianco. E si gira e mi dice, oh, ho capito, lo sto... tra l'altro l'hanno fischiato, cioè immaginate, passi, l'arbitro fischia, passi, e io caccio l'urlo. E è successo, da prima ho detto, guarda, scusami, che ogni tanto c'è cioè siamo ancora nel vecchio modo, no? Quindi questo c'è la prima cosa, si sente tutto. E tra l'altro, naturalmente, anche per quanto riguarda voi, sulla gestione della disciplina, è un'altra cosa, che si sente tutto davvero. Quindi si sentono anche un po' i cancheri che tirano i giocatori e anche quelli che tirano gli allenatori. Perché dopo tu di solito tiravi magari un crostolo dall'altra parte del campo che non sentiva nessuno, e invece adesso non si scappa più. E invece per quanto riguarda Lorenzo, per quanto riguarda la parte emotiva, noi ci stiamo abituando, ma è veramente... ci siamo abituati, ma è molto pesante. C'è poca emotività. Per quanto riguarda noi allenatori è durissima, perché è molto difficile trovare la giusta emotività nei giocatori. Se avete visto, seguito un po', io credo tutti i campionati, non so se anche succede anche nei campionati di sotto, ma non esiste più poco fattore campo. Questo da un lato è una cosa positiva, perché il fattore campo, spesso esagerato, portava un po' a un dislivello, a non trovare, non si metteva in campo quelli che erano i veri valori delle squadre, perché ci sono dei campi, Treviso è uno di questi, seppure molto corretto. Però per esempio quando giocavi con gli nostri amici della Fortitudo, naturalmente potevate capire che è un fattore quello. Ecco, non a caso, se ci pensate, anche l'annata della Fortitudo di quest'anno è un po' emblematica, no? Del fatto che il fattore campo sia una cosa molto importante. Però l'emotività è durissima, Lorenzo, cioè non c'è niente, non senti il pubblico, non senti la soddisfazione. Da un lato è vero che non senti la tifoseria avversaria, però non... Finisce una partita, lì sei lì in mezzo al campo, fai l'addle, non c'è il gioire di una bella soddisfazione, non c'è, insomma, non ci sono delle parti negative, come avevo detto, però non c'è anche tutta la parte che è il bello del nostro mestiere e del vostro anche, perché comunque voi anche le vostre performance sono fatte davanti, tutto sommato, davanti a un pubblico, e anche voi siete parte di uno spettacolo. Quindi è molto pesante, ecco, ci manca molto... Guarda, ti dico la verità, secondo me noi passeremo, quando ormai credo, speriamo, il prossimo anno ritornare al pubblico, secondo me noi dovremo fare un momento dove ci dovremo riadattare ad avere pubblico, probabilmente. Cioè dovremo avere un momento dove, anche per voi, credo che sarà così, ci sarà un momento dove dovrai un attimo riadattarti all'emotività di quando c'è la gente che ti vede, che ti tira i cancheri dietro, o che invece ti dà appoggio, che critica, insomma, non sarà automatico il fatto del ritorno al pubblico. Cioè non è il ritorno al pubblico, siamo tutti, ovviamente saremo tutti contenti, però secondo me ci sarà un momento dove dovremo riadattarci. Comunque Lorenzo, la sintesi è che non è una bella cosa, ecco, giocare davanti a nessuno. Prossima domanda la lasciamo a Stefano Cuca. Buonasera coach, volevo chiederle, ha un arbitro in particolare con cui si siete più tranquillo, ha più confidenza e ha piacere di trovare magari la domenica durante la partita? Sì, guarda Stefano, ce ne sono, devo dire la verità, ce ne sono non tantissimi, nel senso che ce ne sono alcuni, ma guarda, ti potrei dire almeno 5-6. E sai cos'è? Soprattutto, e questa è una cosa per me molto importante, ed è tutto slegato dal vincere o perdere. Cioè io con gli arbitri con cui sono veramente in confidence mia, non in confidence che siamo in un rapporto personale
di dove ci troviamo, come dicevo io. Ci sono delle, quando io ho la tranquillità che sono nelle mani di un ottimo arbitro, di cui ho stima e fiducia, il fatto di come va la partita, non va la partita, è una cosa da cui mi slego sempre. Anzi, proprio anche alla fine della partita, sapendo di essere stato arbitrato da determinate persone, sono molto tranquilla nell'analisi, cioè anche rispetto all'episodio storto, non perché ha arbitrato bene, attenzione, magari è arrivato proprio il fisco storto da lui, però quando io mi sento in confidence vuol dire che male che vada si è sbagliato, cioè capisci cosa ti voglio dire? Ce ne sono parecchi, cioè parecchi, non sono tantissimi, ce ne sono diciamo quelli con cui ho grande rispetto, c'è anche qualcuno, devo dirti la verità, io ho avuto, ce n'era uno che non c'era verso che potesse andarsi d'accordo, poi capita anche che è una questione anche di numeri, dove la tua storia con un arbitro viene legata a degli episodi, anche casuali purtroppo. Cioè, purtroppo il fischio sbagliato nel momento sbagliato, in dopo ci metti una questione caratteriale dove non ti prendi e lì il gioco è fatto. È un arbitro che ti mette nella testa, questo ce l'ha con me, oppure questo non ci vado d'accordo, non va bene. Ne avevo uno, che è incredibile, non c'era verso. Come tutte le partite era, non so per dirti, sono stati esonerati due allenatori nella storia del Pallacanestro dove lui ha arbitrato la partita e sono stati esonerati. Cioè, era una Cassandra, non so se per farvi... Quindi fino a quando non ha smesso io sono a testa, oddio, quando lo vedevo ho detto porca puttana, adesso sono finito. Quindi ci sono anche degli arbitri al contrario che invece non ti trovi, quello che dicevo prima. Però tornando alla tua risposta, senza voler fare dei nomi, perché sennò dopo facciamo dispiacere a qualcuno, ci sono alcuni dove veramente io mi sento molto tranquillo. Ecco, non... Ma anche rispetto ai fischi, per esempio. Cioè, mi arrabbio, poi dice stai tranquillo, per esempio uno mi passa e dice stai tranquillo, non ti preoccupare, abbiamo la partita in mano, io sono tranquillo, ecco, per capirci. Ok, allora abbiamo sentito domande di un arbitro nazionale, internazionale come Marcello Reatto, abbiamo sentito domande dal settore giovanile o da arbitri di promozione. Ci piacerebbe un attimo chiudere con una domanda fatta magari da un arbitro regionale, quindi da uno che dirige tipo la Serie D o la C Silver o la C Gold. Matteo Stabile, ad esempio. Tu hai una domanda per caso da fare a Coach Menetti? Matteo? Ok, un altro arbitro magari regionale che vuole fare una domanda a Coach Menetti? Intanto che Nicolò cerca il prossimo ragazzo per farti una domanda, posso farne una io? Com'è stata domenica il recupero sulla vittoria? Guarda, è stato un recupero molto bello perché credo frutto di una squadra che ha dei valori proprio di dei valori molto forti, nel senso che è una partita molto difficile, soprattutto è una partita, se avete seguito, dove i nostri due migliori giocatori hanno fatto una partita pessima, perché abbiamo avuto Logan che ha dei problemi fisici, che è stato nullo, e anche Sokolowski, il giocatore polacco che abbiamo, che stava giocando una partita veramente mediocre. Quindi eravamo in un momento di difficoltà, sotto di 10, con una squadra affamata come Reggio, lì devo dire la verità, ci sono dei momenti, e questo è quando vi dicevo che quando nasce un momento, il fatto di creare un gruppo forte, e quando nasce un rapporto di fiducia tra allenatore e giocatori, ma fiducia reciproca, diciamo così, io ai miei avevo detto, guardate che Reggio è una squadra che ha molti problemi, cioè è una squadra che ha nelle corde di andare sopra di 10 o 12 punti, ma sappiate che contro di loro, soprattutto in questo momento dell'anno, 10 o 12 non è uno svantaggio irrecuperabile, anzi è uno svantaggio che possiamo riprendere, diciamo così, abbastanza velocemente. In un time out che ho fatto, secondo me, dopo 6 minuti e mezzo, eravamo andati finiti sotto di 12. L'ho detto, ragazzi, ve l'avevo detto, state tranquilli, non stiamo segnando mai, però continuiamo a difendere, non usciamo dalla partita, parlo con la testa, no, emotivamente, perché erano tutti frustrati, tutti delusi. E cavolo, mi hanno ascoltato un po' ed è finita così, nel senso che sono stati molto bravi nel momento duro a tenere botta. Abbiamo lottato 3-4 minuti per tenere meno 10, anche, devo dire la verità, un po' fortunosamente. Poi dopo, un po' una scelta azzeccata che ha fatto il mio vice, un po' abbiamo cominciato a far canestro, dopo la partita è cambiata completamente l'emotività,
e dopo è stato un recupero veramente molto bello, ecco, quindi però sono stati molto bravi loro, ecco, perché hanno creduto in quello che gli avevo detto, guarda, ci sono i miei migliori gruppi, sono i gruppi che mi seguono anche quando gli dico delle cose sbagliate, e a volte pur facendo delle cose sbagliate diventano giuste solo per il fatto che le fanno tutti insieme, è una cosa che mi è successa più volte, ecco, con dei gruppi veri, belli e spontanei, ecco. Ah, in realtà veramente avrei una domanda. Ciao Max, intanto poi dopo ti ciao Alberto, grazie in chiusura. Mi pare l'anno scorso era uscito su un su alcuni social dove dicevano che tu eri scaramantico, avevi tutta una cosa nel pre-gara. Allora ti faccio questa domanda, siccome ce l'ho anch'io e penso che anche noi arbitri ce l'abbiamo, io volata non cambio mai il mio fischietto, inizio una stagione con un fischietto e cadesse il mondo, anche se si stacca i pezzi, io finisco la stagione con quel fischietto. Quindi ti faccio questa domanda, non devi svelarle se Mari porta, sarebbe bello, no, sapere, no, no, qualcosa. Guarda, se Mari hai qualcosa di particolare, è una domanda che mi fa molto, a cui molto mi fa piacere molto rispondere, fa parte del mio modo di gestire il gruppo. Allora, chi parla, allora tieni conto che scusate se faccio ogni tanto spesso riferimento a Marcello, ma siccome è una parte della mia storia, poi dopo Marcello, se mi permetti, mi è venuto in mente adesso un episodio proprio legato a te del 2006, di una cosa, cioè spero che sia una cosa simpatica da raccontare, mi è venuto in mente adesso a proposito di una cosa. No, per esempio, Marcello lo sa, Dado Lombardi, che è stato, devo dire, il mio maestro, seppur l'ho avuto dopo 2 anni, era il re delle scaramanzie. Però lui era una scaramanzia... un po' spinta e diventava anche brutta perché era legata molto anche alle persone, quello porta sfiga, quello non porta sfiga, che per esempio è una cosa che io odio, una cosa che detesto, queste cose qui. È vero, allora innanzitutto io ho tutta una serie di cose mie che faccio sia durante la settimana ma soprattutto il giorno della partita, che è una routine che mi serve moltissimo per la concentrazione. Cioè io quando sono in una giornata dove vedo che sbaglio a fare determinate cose che fanno parte della routine, vuol dire che non sono concentrato. È proprio una cosa mia, no? Fate l'esempio, non so, inventatela, no? Mettere prima la scarpa a destra, poi la calza, poi, non so, preparare la cartellina, insomma, inventatele voi. Quando io vedo che mi scordo delle cose, per me è un campanello d'allarme che vuol dire che non sono concentrato. E quindi a me serve molto. Per esempio, io uso molto il cronometro anche durante il riscaldamento. Ho un paio, 2 o 3 numeri a cui devo stare attento, e quando sono, soprattutto questo mi capita quando sono preoccupato di una partita, cioè quando comincio a ragionare molto, per esempio in prepartita, cosa devo fare questo, ma magari è giusto quest'altro, e questo non è prettamente un modo per essere concentrati, perché questo di solito è il campanello d'allarme dell'ansia, non tanto della concentrazione. Quindi quando l'ansia, che non è tensione nervosa, quando comincia ad arrivare l'ansia, le performance degli allenatori cominciano ad abbassarsi. E in più, invece, per quanto riguarda le scaramanzie, in cui di solito dopo vengono coinvolte tutte le persone che mi sono vicine, perché dopo danno sempre la colpa a me, ma la verità è che tutto il mondo, ognuno di noi, ha le proprie. Poi che uno ci creda o non creda, chi fa gli esami che va col maglioncino azzurro, chi deve fare una cosa che prende quella macchina, chi prende quella strada, insomma ognuno di noi ha, metti scaramanzie, usanze, insomma ognuno ha le proprie. Cos'è la cosa molto bella? Che tutti dicevano a Reggio Emilia, per esempio, lo dicevano tanto, non ci eravamo inventati la storia di un gatto, che se volete brevemente ve la racconto. Quell'anno che ve l'ho cantato io, che stavamo retrocedendo in Serie B, con tutto il cambio di allenatori, a Reggio cosa decidemmo? Grazie ancora una volta all'illuminazione, come al solito, di grandi dirigenti, e quel dirigente poi ha fatto insieme a me, che dalla Salda, tutta la storia vincente di Reggio. Cosa si faceva? In Emilia, soprattutto, nei momenti di difficoltà, cosa si fa? Si fanno dei pranzi, ci si mette a tavola. Poi noi siamo un po' i migliori di tutti sotto questo aspetto, parlo del mangiare, naturalmente. Quindi cosa decidiamo? C'era un gruppo da rifare, tra l'altro in quel momento lì di grande crisi facciamo uscire 3-4 grandi, tra virgolette, campioni, quindi giocatori affermati, e ci fidiamo molto ai nostri giovani, ad alcuni veterani affidabili. Per farvi l'esempio, a Frosini, no? Frosini è un veterano, un grande veterano affidabile, cacciamo via un paio così di parvenu della situazione, pagati un fracco di soldi, e magari buttiamo dentro Cervi e Pini, che allora erano molto giovani. Vabbè, totale. Cosa diciamo? Dai, cominciamo a creare il nostro gruppo forte, andiamo a mangiare, ci buttiamo nella campagna reggiana, in un posto che si chiama Cogneto,
dove c'è una bellissima trattoria dove fanno gnocco fritto, tigelle, non so se conoscete un po' la cucina emiliana, tortelli, insomma, una cucina bella leggera, come potete immaginare. Insomma, prima di entrare in questo ristorante, prima di iniziare questa nuova usanza, quando esco vedo che c'è un gatto, un bellissimo gatto colorato, bello paciuto. Vabbè, insomma, usciamo, andiamo a casa, la domenica vinciamo con la seconda in classifica, allora a Casale Monferrato. Naturalmente il giovedì si ritorna tutti a cena nello stesso posto, è normale, no? E lì inizia la questione, scaramanzia o vuol dire creare un gruppo e fare qualcosa insieme? Io me lo ricordo e dico, ragazzi, speriamo che quando usciamo ci sia il gatto, perché se c'è il gatto ci vince. Usciamo, il gatto c'è e vinciamo ancora. Da lì nasce tutta questa cosa dove alla fine della facciamo ancora altre tre partite, noi ci salviamo, noi quando ci salviamo alla fine dell'ultima partita, tra l'altro attraverso un risultato di un'altra squadra, io vado in conferenza stampa e dico, devo ringraziare tantissimo di questa salvezza incredibile, storica, tenete conto che hanno fatto invasione di campo, hanno fatto una festa, potete, è la classica stagione disastrata che poi finisce in un trionfo perché ti salvi, dici in conferenza stampa, devo ringraziare Mimmo, perché noi ci siamo salvati grazie a lui. Giornalisti impazziti, chiesto Mimmo, cominciano a chiamare, hanno chiamato a casa mia, vogliono sapere chi è Mimmo. Cioè, dopo potete immaginare quando ho detto che Mimmo era un gatto, che da lì però è nata tutta una storia. Noi praticamente tutta la stagione successiva che abbiamo vinto il campionato andavamo tutti i giovedì sera con tutta la squadra, tutti insieme a mangiare lì. Allora, è scaramanzia oppure è la grande creazione di un gruppo? Tenete conto che poi c'era qualcuno, no, ma dai, non c'è. L'ultima partita della promozione, usciamo e Mimmo non c'era, perché nei periodi d'amore questo qua spariva. Noi avevamo messo un addetto a tenere fermo il gatto quando usciva, potete immaginarvi. Siccome ci doveva essere, c'era un pensionato che mangiava fuori per intrattenere il gatto, in modo che quando uscivamo c'era e si poteva vincere. L'ultima partita, Mimmo non c'è, non si sa come, era sparito. Allora, noi siamo stati fino alle 3:30 nelle campagne reggiane con la ciotolina e le crocchette, tutti quanti, anche quelli che dicevano no, Mimmo, chi se ne frega, andiamo a casa, a cercare sto gatto. Hanno chiamato i carabinieri perché hanno visto un casolare dietro, hanno visto delle luci in mezzo a un campo, pensavano fossero dei ladri. Allora, questo è un piccolo episodio, no? Poi dopo, tra l'altro, Mimmo non l'abbiamo trovato, gli ho detto, ragazzi, andiamo a casa, però alle 4 del mattino siamo fatti aglio, olio e peperoncino. Sono le scaramanzie, è tutta una balla la storia delle scaramanzie. Ci sono delle usanze, ognuno ha le proprie cose. Invece ci sono tanti strumenti per creare dei grandi gruppi e credo che questo sia una cosa molto importante. Anche dopo un arbitraggio, adesso non si può, ragazzi, parliamo del mondo normale, però il fatto di trovarsi davanti a una pizza, davanti a un risotto, davanti a un bel piatto, anche avendo vissuto dei momenti di tensione, avendo condividere un momento anche dove le cose non sono andate bene, o condividere anche un momento invece dove le cose sono andate bene, io non la chiamo scaramanzia, ma la chiamo il fatto del vivere insieme delle cose importanti. Quindi a me mi accusano delle scaramanzie, che io ne ho anch'io, tutte le mie, però la verità invece tutto quello che viene fatto all'interno del gruppo non c'entra niente la scaramanzia, è il fatto di creare delle abitudini, ma soprattutto creare una mentalità di un certo tipo, dove la squadra è la cosa più importante di tutti. Alberto, spero di averti risposto. Adesso se mi riarbitri, però alla fine della stagione vedo che non fischi mai, vuol dire che il fischietto è rotto. È rotto, ma stai dando, non lo cambierò mai, comunque non lo cambio. Fischio con le mani, tanto si sente. No, il coach deve raccontarci l'aneddoto con Marcello, adesso... Ah, giusto. Guarda, Marcello... Vorrei sapere anch'io. No, allora, guarda, per me è stato... fu uno dei primi insegnamenti. Allora, ti parliamo del 2006-2007, sai quando io ho preso la squadra a Reggio e poi retrocedemmo. Ci fu una partita, tra l'altro incredibile, che la perdemmo a Cantù. Allora, io mi ricordo, tipo 2 minuti dalla fine, bim bom bam, loro sono in grande recupero. Quello che succedeva al Pianella matematicamente, che non c'entravano un cacchio gli arbitri, tu andavi al Pianella e non ne venivi mai fuori. Tutte le volte, l'ultimo quarto, non riuscivi mai a venirne fuori. Allora, mi ricordo a un certo momento, nel marasma, insomma, Marcello, tu fischi 3 secondi, no? E allora finita la partita, io in modo molto tranquillo perché loro erano anche giovani, allora dico ma cavolo Reatto, ma come fai 3 secondi, a 2 minuti alla fine fischi 3 secondi? E tu mi dissi, guarda Max, se erano 3 secondi erano 3 secondi, non c'entra un cavolo 2 minuti o non 2 minuti, era dentro il tuo giocatore, era dentro l'area, fidati che al di là del momento si possono fischiare i 3 secondi in qualsiasi momento della partita. Bene, io ho incassato, sono andato a casa.
passano tre mesi, tipo, se non sbaglio, giocavamo a Milano, anche lì partita tirata, e insomma, a un certo momento, bim bom, Milano è in attacco, bim bom bam, sento fischio, giro, e Marcello fischia tre secondi, mi guarda e mi dice, visto, come dire, hai visto che ci può fischiare tre secondi se ci sono sempre? Era una cosa che era, e c'erano, c'era cinque secondi, che era, io però non avevo protestato, io riguardo, ho detto, ma l'ha fatto solo per farmelo vedere, no, no. La, il giocatore era lì da 5 secondi, era, l'aveva fischiato nel momento giusto, però si era ricordato di quello che mi aveva detto, ma guardate come dire, visto, visto che si può fischiare 3 secondi, te Marcello non te lo ricorderai mai, perché naturalmente è un mio ricordo, per te sarà stato un fischio normale, però me lo ricordo come se fosse oggi questa cosa qua. Mi fa piacere questa cosa, perché riallacciandomi a quello che dicevi tu, anche noi arbitri facevamo lo scout, lo scouting della squadra e dei giocatori. Arrivavamo in campo preparati per sapere cosa dovevamo fare. Però questa è storia ormai. Ti ringrazio, sì. Molto simpatico. Ma no, figurati. Se mi permetti, vorrei ringraziare tutti i ragazzi che hanno fatto le domande, ma soprattutto ringraziare te perché hai dato delle risposte intelligenti, precise e che secondo me chi ha voluto capire ha capito. Hai detto delle cose che io sono anni che continuo a dire e noi sono parecchio, è parecchio tempo che non ci vediamo e io non seguo più il basket di vertice per mia scelta perché ormai lo lascio agli altri, però seguo sempre i risultati, le persone che mi stanno simpatiche. Mi piace che hai ricordato un grande allenatore come Dado Lombardi che è mancato da poco tempo. Sì. Perché era una persona burbera, ma era una persona, prima di tutto, che sapeva di pallacanestro. Esatto. E pallacanestro. Sì. C'ho due o tre episodi, di cui uno che solo a pensarci mi viene veramente una punta al cuore. Perché lui era una persona di burbero, ma di una grandissima capacità e di una grandissima cultura. Ed è, secondo me, una di quelle persone che mancano molto al basket di oggi. Assolutamente. Mi fa molto piacere che hai detto delle cose molto propositive nei confronti dei giovani. Spero che abbiano voglia di seguire. E io vi dico, come vi ho sempre detto, ragazzi, quando trovate un allenatore intelligente, bravo e che ha conoscenze tecniche, accettate quello che lui dice, perché ci farà solo crescere. Auguro a Max ogni bene e grazie, Marcello. Spero da qui a poco. E un saluto a tutti i ragazzi. Un abbraccio caro, grazie Max, è stato meraviglioso. A te Marcello. Tra l'altro ragazzi, adesso io rinnovo, tra l'altro vabbè, Alberto lo sa, addirittura qualcuno veniva anche ad allenarsi. Quando ritorneremo alle situazioni di normalità, e questo lo dico anche per tutti i responsabili, gli allenamenti di Treviso Basket, cioè i miei allenamenti sono sempre a porte aperte, cioè nel momento in cui finirà sta maledetta pandemia, cioè quindi quando ritorneremo alla normalità, gli allenamenti nostri sono sempre a porte aperte, cioè quindi è una cosa che volevo segnalarvi, non so se lo sapevate, sono, ma sia per venire a vedere la pallacanestro magari di un certo livello, ma anche io sto parlando anche della vostra passione, chi è appassionato di basket, parlo anche dei più giovani, non solo per vedere delle cose tecniche, ma anche per semplicemente per vedere Logan che tira, per dirti, i nostri allenamenti quando riprenderà, quindi diciamo dal prossimo anno, come spero che sia, i nostri allenamenti sono tutti e sempre a porte aperte. Non ho mai fatto un allenamento in vita mia a porte chiuse, quindi... ed è assolutamente un invito, perché mi farebbe solo che piacere che venga della gente a vedere gli allenamenti rispetto al mortorio che c'è di solito, che non c'è nessuno. Grazie mille per questa info e prendiamo nota, e assolutamente quando si riprenderà normalmente penseremo di organizzare qualcosa. Bene. Quindi lascio al referente tecnico il quale sarà il compito poi di organizzare anche questo che abbiamo appena detto. Un saluto, visto che ti ha portato, e rinnovo i ringraziamenti qui oggi. Vai Alberto. Ovviamente grazie Max, come quando ti ho chiamato, guarda, era un mesetto fa che ti avevo accennato in questa riunione, hai azzeccato esattamente quello che poi era il fulcro di questa riunione, cioè zero tecnica, parliamo, stiamo un'oretta e un quarto insieme,
e quindi grazie mille della disponibilità, perché tutti lo devono sapere, sei stato veramente super disponibile, hai preso subito al balzo questa opportunità, e questo noi ti ringraziamo ovviamente come gruppo. E quando si iniziano i campionati magari ti sfrutteremo dal punto di vista tecnico, quindi proveremo a fare invece una riunione di tecnica, però veramente grazie assolutamente, perché è stato molto interessante, e come ha detto Marcello, più di qualche messaggio è veramente interessante, applicabile al nostro mondo. Anzi, hai detto anche spesso volentieri cose che valgono esattamente per entrambe le categorie, giocatori, allenatori e arbitri, quindi la passione è quella, lo sport è quello. Quindi io ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutti i ragazzi e non che sono stati collegati, appuntamento al prossimo appuntamento. Gian Matteo, se vuoi salutare, io vi mando un grandissimo abbraccio a tutti. Sì. Grazie mille. Io lascio Max per l'ultimo saluto. Ma sì, ragazzi, grazie a voi innanzitutto, un grande in bocca al lupo. Al di là di groppa al lupo, mi auguro davvero che stiate tutti bene, perché è la cosa che dico a tutti, l'importante è la salute adesso. Lo dico sempre, teniamo botta sti 2 mesi, perché mi sembra che ormai dovremmo esserci in fondo, e poi dopo speriamo di goderci tutto il resto, anche le litigate con gli allenatori tecnici, ormai ci manca tutto, siccome ci manca anche litigare, immagino se poi con i stop dei campionati, immagino che mancheranno anche gli allenatori che vi rompevano le palle durante la partita, quindi come vedete, quando poi si perde l'abitudine con le proprie passioni, dopo vengono a mancare anche le parti negative di quello che si fa, no? Però davvero voglio farvi un grande in bocca al lupo, e davvero lo dico con grande sincerità, perché c'è un po' sembra sempre che la Serie A sia un mondo ovattato, no? Non si può entrare, non si può andare, e invece guardate, è un mondo molto accessibile, quindi è interessante. Poi io divento matto se io pensavo, io vedevo, facevo il mini basket, se devo pensare ai tempi delle cantine riunite, avessi avuto la possibilità, perché Dado Lombardi di sicuro non faceva gli allenamenti a porta aperta, per farvi capire il personaggio, ecco. Però se avessi avuto la possibilità di andare a vedere gli allenamenti, io sarei impazzito, per dirvi. Noi invece vogliamo fare i professionali, poi dopo non capiamo che invece il nostro motore sono la gente che ci sta vicino, no? Quindi vogliamo fare quelli distaccati, che se c'è magari suona un telefonino in tribuna perché uno sta guardando l'allenamento, dà fastidio, ecco. Quindi davvero questa è una cosa a cui tengo molto. Quando si riprenderà, l'invito a venire per un qualsiasi motivo, non dire vengo a vedere l'allenamento perché c'è da fare qualcosa, ma vengo perché vengo a vedere, semplicemente per curiosità, è una cosa che mi farebbe molto piacere, al di là delle partite, e anzi poi dopo è un altro invito che vi faccio, sia come tutti, come categoria, anche se volete mettervi anche in contatto con la società, perché insomma il Paraverde è bello grande, e quindi in determinate partite, quando ci sarà il pubblico, anche magari organizzare qualcosa insieme sarebbe molto bello, magari attraverso anche gli arbitri che verranno a arbitrare, insomma si possono fare mille cose, ragazzi, quindi anche perché come dice lui facciamo la stessa cosa, quindi mi farebbe solo che piacere, e credo che Treviso Basket in tutti questi anni abbia solo il piacere di fare cose del genere, quindi bocca al lupo, tanti auguri per la salute, e grazie, perché anche per me è stata una cosa molto piacevole, ecco. Grazie mille di tutto, grazie Max, quindi a me non resta che ringraziare nuovamente, come ho detto all'inizio, il presidente uscente Filippo Borin, che vedo ancora collegato, il nuovo presidente Fabio Codebella. Grande Fabio, a proposito che non ho salutato. Oh, eccoci qua, quindi vi siete trovati anche voi. Sì. Max, grazie. Grazie a nome di tutto il gruppo. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Bye.